Il tunnel scoperto sotto corso Teresio Borsalino di fronte all'Esselunga, qualcuno vorrebbe già utilizzarlo come sottopasso, ma si sta cercando di capire soprattutto a quale epoca risalga l'artefatto e se ha un valore storico. Al momento sono fermi i lavori di teleriscaldamento in attesa che si pronunci la sovrintendenza. Un incidente senza gravi conseguenze ha mandato in tilt questa mattina il traffico tra Alessandria e San Giuliano, alcune le auto coinvolte ma senza feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e per quanto riguarda la viabilità, attenzione perché da oggi fino al 17 marzo in entrata in città il ponte Tiziano è chiuso per lavori. Segni positivi per l'edilizia in provincia di Alessandria, aumentano le imprese e i lavoratori, il superbonus ha fatto da traino al settore, ma sono ancora troppo cari i prezzi delle materie prime. Il progetto di riqualificazione dell'ex stazione ferroviaria di Ovada Novi Ligure è stato presentato in una conferenza stampa. L'edificio sarà destinato al sociale. Buongiorno, benvenuti al nostro telegiornale. Dunque, come avete sentito dai titoli, durante i lavori di scavo per costruire il teleriscaldamento in corso Borsalino ad Alessandria è stato scoperto un tunnel sotterraneo di collegamento tra i due lati del corso che naturalmente ha scatenato la curiosità di tutti. Si cerca di capire l'importanza storica e su questo si pronuncerà fra poco la Sovrintendenza di Archeologia e Belle Arti, oppure se si può utilizzare adattandolo a sottopasso del corso. Questa mattina è andato di nuovo sul posto De De Vinci. Siamo venuti in corso Borsalino perché qui si stanno conducendo dei lavori per il teleriscaldamento. È stato trovato un tunnel di cui nessuno conosceva l'esistenza. La sorpresa naturalmente è grande. Questo tunnel è subito diventato argomento del giorno e sono partite le ipotesi più fantasiose su cosa potrebbe rappresentare, su chi e perché lo ha costruito. Alcuni ritengono che la costruzione possa risalire al periodo bellico. Naturalmente gli storici vanno più cauti e invitano a indagare con calma e con ordine. Prima di tutto bisogna datare la costruzione dei mattoni che sono già apparsi alla vista, anche perché proprio in quel punto una volta passava il canale Carlo Alberto e a due lati sorgevano due edifici della famosa fabbrica Borsalino. Quindi se i mattoni sono di epoca recente, più o meno 90-100 anni, allora potrebbero anche essere canali di collegamento tra i due blocchi della Borsalino. Mentre se risalgono ad anni precedenti, e lo confermeranno gli archeologi, allora si può pensare a un reperto storico di altra importanza. Tra l'altro qualcuno aveva suggerito di poter utilizzare questi tunnel come attraversamento pedonale sotterraneo di Corso Borsalino, che in effetti è molto trafficata, come avete visto dal numero di automobili, che è un flusso che non finisce mai, che non si ferma mai. Però sembra che per dimensione e per la poca praticità nell'utilizzo non possa essere utilizzato appunto come passaggio pedonale, come sottopassaggio per arrivare dall'altra parte verso il supermercato. Siamo venuti sul marciapiede perché qui è visibile chiaramente il tunnel, uno dei tunnel che è stato ritrovato, che è appunto collega la parte, diciamo, sotterranea al parcheggio del supermercato lì a fianco, dall'altra parte di Corso Borsalino. Oggi potrebbero essere utilizzati per altro, però naturalmente ancora tutto allo studio. Certo è che questa è una sorpresa che non ci si aspettava e che quindi in qualche modo rallenterà i lavori per il teleriscaldamento di questi tunnel. Da oggi, 7 marzo, fino al 17 marzo, sul ponte Tiziano ad Alessandria sono previsti lavori per consentire indagini strutturali. In particolare verrà istituito un senso unico di marcia a una sola corsia da via Tiziano verso via Giordano Bruno. Contemporaneamente il ponte sarà chiuso invece in direzione città verso Alessandria. Lungo il tratto in uscita sarà in vigore il limite di velocità di 30 km all'ora. I pedoni potranno percorrere il ponte lungo un solo marciapiede.
E traffico in tilt invece questa mattina sulla strada di San Giuliano a causa di un incidente senza gravi conseguenze, ma che ha reso difficoltosa la viabilità su un'arteria fondamentale per entrare e uscire dalla città. In mattinata si erano formate lunghe code che poi si sono smaltite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che hanno provveduto appunto a far sì che il traffico diventasse più scorrevole, soprattutto in un orario di punta per chi entrava ed usciva dalla città di Alessandria. Dopo la recente aggressione avvenuta nel quartiere Pista ad Alessandria ai danni di una parrucchiera, a Dovada è stato un negozio di articoli per animali ad essere preso di mira. Anche in questo caso i malviventi erano poco più che ragazzini. Il servizio di Maurizio Silvestri. Ed eccoci qua. Allora, oggi siamo a Dovada, la cittadina tranquillissima, la cittadina che non succede mai niente, una volta. Adesso purtroppo anche a Ovada succedono di queste cose. E sono qua con un'amica, perché ormai l'abbiamo conosciuta durante tutti questi anni con tante cose che ha combinato, che ha fatto. E proprio adesso che sei lì in procinto di chiudere, di cedere l'attività, Manu, cosa è successo? Cosa è successo? È successo che Sandro si è trovato qua da solo e è stato, insomma, gli hanno fatto visita dei personaggi, non tanto, insomma, fatevelo raccontare da lui, perché io mi agito, cioè io sto male al posto suo. Sandro, tu di queste esperienze non hai mai fatto, o forse ne hai avute una, mai vabbè, sì, insomma, però, vista l'età, magari qualche esperienza poco simpatica l'ho avuta, però diciamo questa potevo anche scansarmela, ecco, voglio dire. Sono entrati tre ragazzi, due ragazze e una ragazza, normalissimi, simpatici, nel senso che sono entrati dicendomi possiamo fare un giro, possiamo vedere, possiamo dare un'occhiata. Io, è chiaro, io, qui è un luogo pubblico, quindi... Cioè, italiani? Non erano italiani, erano dell'est. La ragazza ha chiesto di vedere della guinzaglieria, dei collari, è andata dalla parte destra del negozio, e invece l'altro signore, sempre chiedendomi posso fare un giro, perché sono stati educati, devo dire, è andato a vedere il mangime per cani. Il terzo ragazzo, il più giovane, e mi fa, sì sì, prendo queste scatolette qui, vanno bene, ma gli faccio, ma queste sono per il controllo del peso. E gli dico, ma quanti chili è il tuo cane? In quel momento lì? Lì dovevo un po' campanare un po' di più. Mi ha detto 103 chili. Gli ho detto, ma cosa stai dicendo? Mezzo elefante. Ecco, gli dico, ma cosa stai dicendo? Ma mi sono sbagliato. Da lì, voglio dire, il che poi io mi sono spostato verso la cassa, perché tanto ho visto che lì non c'era, esatto, ero vicino alla cassa, lui mi ha seguito, aveva una mano in tasca, ha tirato fuori la mano e io ho visto nettamente, aveva quei coltellini a serramanico tipo scout, quelli lì, no? Mi si è avvicinato un po' e mi dice sì o ti, non mi ricordo, si allontani dalla cassa. Io mi sono allontanato, sempre lui è venuto verso di me, sempre con sta mano qui, col dito ha fatto scattare la cassa, che a volte io e Emanuela non siamo capaci, ha ranfato i 50, i 20 euro, circa 500 euro c'erano in cassa, e ho alzato gli occhi, erano spariti tutti e tre. E così, questo è un fatto che è successo a Ovada. Niente, ci vediamo nei prossimi 3 minuti con, speriamo, una cosa più carina. Venduto all'asta per 650.000 euro il CIT di Novi Ligure, l'azienda di trasporto pubblico locale che era stata dichiarata fallita lo scorso gennaio. Al suo posto subentrerà la Bus Company di Saluzzo. Erano state in tutto due le offerte arrivate per sostituire l'azienda di Novi. Oltre alla Bus Company in gioco c'era anche Trotta Bus, impresa romana che nel dicembre del 2021 aveva vinto l'asta per l'acquisizione delle quote di maggioranza del CIT. La sentenza del fallimento in tribunale però ha cambiato decisamente tutto. Bus Company sostituirà quasi tutti i servizi del CIT, quindi il trasporto urbano ed extraurbano, il servizio scuolabus, il servizio di noleggio autobus e i servizi di trasporti e onoranze funebri. Saranno invece esclusi il contratto di concessione del parcheggio Movicentro e dei parcheggi interrati antistanti la stazione ferroviaria di Novi e di contratti di leasing. Solo i dipendenti in essere al momento della stipula del contratto di cessione saranno trasferiti a Bus Company, ma fino a che non sarà completato il tutto, gli stipendi e i trattamenti di fine rapporto saranno a spese del CIT.
Città e amministrazioni pubbliche hanno ormai avviato da tempo una transizione verso una mobilità sostenibile che da una parte guarda ad un miglioramento ambientale e dall'altro ad una ricaduta a livello economico ed occupazionale. Stiamo parlando di auto elettriche, dove attorno ruota una delle più grandi sfide del futuro. Ce ne parla Ketty Porceddu. È la sfida del futuro, quella di ridurre le famigerate PM10 che rendono i nostri polmoni alla stregua dei risultati del fumo. Le grandi case automobilistiche si stanno attrezzando ormai da anni, a ruota seguono le amministrazioni pubbliche, strozzate fra periodiche sempre più frequenti limitazioni del traffico, proprio per limare i continui sforamenti della soglia di smog imposta dalla legge. Ma per raggiungere risultati tangibili c'è ancora tantissimo da fare, in primis a rendere le auto elettriche più appetibili da un punto di vista economico e poi dotare città, strade e autostrade di colonnine di ricarica. Ma non solo, perché il futuro parla anche di sviluppare sempre più il concetto di mettere sul mercato automobili in grado di trasformare la benzina in corrente elettrica, proprio per bypassare l'installazione delle colonnine. Passaggi fondamentali che stanno a cuore anche alla regione Piemonte, da tempo impegnata su questo fronte. Temi che sono stati analizzati nel corso di un convegno organizzato dal Lions International Alessandria Marengo e Alessandria Oste, che ha visto la partecipazione degli assessori regionali Matteo Marnati e Vittoria Poggio, del sindaco di Alessandria Giorgia Bonante e del presidente amministratore delegato di Nissan Italia Marco Toro. Al centro la tutela della salute pubblica, un miglioramento della qualità dell'aria e la sfida di un importante trasferimento tecnologico, soprattutto sul tema della mobilità, che contempli anche la filiera dell'idrogeno e tutte quelle filiere che possono portare una ricaduta non solo ambientale, ma anche occupazionale, sociale ed economica. Ci interessa ragionare con tutti i privati per dare corpo a quell'idea di città intelligente sulla quale abbiamo insistito nel nostro programma di mandato, ha detto il primo cittadino alessandrino, e per farlo dobbiamo trovare delle formule di integrazione tra trasporto privato e pubblico, su cui stiamo già lavorando. Oggi ormai quasi il 40% degli italiani acquista auto elettrificate, quindi bisogna accompagnare questa transizione e lo si fa risolvendo al cliente i tre principali dubbi che ha verso l'auto elettrica. Il primo è la mancanza di conoscenza. Oggi solo il 4% degli italiani acquista un'auto elettrica, quindi c'è sicuramente necessità di conoscere di più. Il cliente considera l'auto elettrica cara, quindi c'è un tema di prezzo, e il terzo tema è il tema dell'infrastruttura. Quindi se vogliamo sviluppare questa transizione verso l'elettrico dobbiamo toccare questi tre punti. La provincia di Alessandria conta una percentuale di imprese edili con oltre 100 dipendenti, pari al 67%, che la rende tra le più performanti in Piemonte, ed è il report annuale dell'ANCE a confermare un incremento dell'iscrizione di aziende e lavoratori in un comparto che però si trova a fare i conti con il nodo superbonus e di rincari dei materiali. Alessandra Della Cappa. I costruttori della provincia di Alessandria cercano di vedere il bicchiere mezzo pieno, pur in mezzo ad una serie di ostacoli che complicano loro la gestione di lavori che hanno visto di fatto una risalita dopo la pandemia Covid. Se n'è parlato durante il report annuale dell'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori, che ha fatto il punto anche ad Alessandria sui numeri che hanno raggiunto livelli pre-crisi 2008, con un 4% in più, ha sottolineato il presidente del Collegio Costruttori, Paolo Valvassore, in assemblea, grazie anche all'incremento delle iscrizioni di imprese e lavoratori alla cassa edile, con 878 imprese iscritte nel 2022, quasi un terzo in più di due anni fa, per un totale di 5.787 lavoratori occupati. A pesare però sull'andamento dell'edilizia è il nodo super bonus e gli interventi adesso collegati. Il super bonus è stato un eccezionale traino per l'edilizia. Purtroppo nel 22 va scemando proprio per la difficoltà delle banche a ritirare i crediti, tante difficoltà burocratiche, e poi il governo ha stoppato. Stiamo lavorando con ANCE nazionale, chiaramente regionale, anche per vedere le future idee, perché non si può secondo noi abbandonare del tutto. Farlo in modo diverso sì, magari più mirato per le prime case, per tutto, però il patrimonio edilizio va rinnovato. Ed è lo stesso superbonus che pur ha creato un traino per l'edilizia ad aver drogato i prezzi dei materiali. Di certe cose siamo anche al 100, 150, 200%, cioè molto
è grave, e per le imprese rappresenta non una cosa bella, ma anzi un freno per l'economia. I costruttori chiedono una normalizzazione dei prezzi e hanno bisogno di una manodopera specializzata. Da tempo, diciamo, anzi Alessandria sta investendo moltissimo come socio nello sistema della scuola edile, proprio per cercare di formare la manodopera, ma non solo, ma anche i geometri, i capi cantiere, tutto quello che oggi necessitiamo e non troviamo perché la scuola non ce li prepara. L'ex stazione ferroviaria della Ovada Novi Ligure sarà destinata, l'edificio naturalmente sarà destinato al sociale, è stato deciso nel corso, è stato deciso e presentato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Delfino di Ovada. Servizio di Fabrizio Mattana. Sarà recuperata l'ex stazione ferroviaria di Piazza Castello d'Ovada. Dopo i vani tentativi di cessione da parte del comune dell'edificio, si è aperto uno spiraglio per rivalorizzarlo, in sinergia col consorzio servizi sociali dell'Ovadese. Un tempo fa era stato previsto un'alienazione per questo edificio, infatti era stato appunto inserito nel piano delle alienazioni degli immobili che dovevano essere venduti, di proprietà del comune che potevano essere venduti. Recentemente una proposta del consorzio servizi sociali ha fatto sì che questo edificio potesse ritornare alla collettività e potesse essere utilizzato per scopi sociali. Quindi il piano delle alienazioni ha visto stralciato questo edificio e sarà oggetto di un progetto che il Consorzio Servizi Sociali ha presentato partecipando ad un bando del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta della creazione delle cosiddette stazioni di posta, che sono dei centri servizi per le persone in situazioni di emergenza abitativa, quindi quando è uscito fuori il bando del PNRR sul tema specifico non potevamo non pensare alla nostra stazione di Piazza Castello e cogliere l'opportunità di rimettere un po' ordine a questo edificio che quando sarà finito sarà di nuovo molto bello e potrà accogliere delle persone in difficoltà che si troveranno quindi in un contesto positivo sicuramente. I tempi per la ristrutturazione? Noi dobbiamo rispettare la tempistica del PNRR, quindi entro giugno del 2026 dovremo aver finito il tutto. Speriamo di riuscire a tenere le tempistiche perché in questi primi mesi col Ministero ci sono state tempistiche burocratiche che ci stanno un po' rallentando, ma cercheremo di recuperare nel corso del biennio. Al termine dei lavori l'edificio riacquisterà l'immagine originale, quando fungeva da stazione della linea ferroviaria Ovada Novi Ligure. E torniamo insieme a goderci le belle immagini del carnevale festeggiato domenica scorsa in piazza con Cristina D'Avena. Alessandra Della Cà. Un pomeriggio di sole, fra zucchero filante, tante mascherine sorridenti, la banda della città di Alessandria e gli sbandieratori dell'associazione Aleramica che hanno sfilato per le vie del centro storico. Migliaia di persone hanno gremito Piazza della Libertà per partecipare, su invito dell'amministrazione comunale, al carnevale cittadino. Dopo la festa al quartiere Cristo, la manifestazione più colorata dell'anno si è conclusa in centro, fra gli applausi per le band alessandrine The Four Horsemen e i Masnà e l'esibizione di oltre 40 atlete di due società sportive di Asti e Cuneo nelle discipline dell'hip hop e in una magistrale routine di cheerleading. Le stesse atlete hanno appena vinto una medaglia d'argento in una competizione internazionale ad Amburgo, grazie all'impegno del coach Paolo Cravanzola, che ha partecipato più volte al campionato mondiale. Sul palco, accanto al sindaco Giorgio Abbonante e al suo vice Marica Barrera, il brillante conduttore del Carnevale Alessandrino, Stefano Venneri, che ha presentato la manifestazione e le tante scuole alessandrine che hanno collaborato alla realizzazione dell'evento. Non sono mancati i clown Marameo, che si sono collegati con l'ospedaletto infantile, ed è stato Gianni Pasino a raccontare la businà fra politica e grigi. E poi è arrivata lei, la tanto attesa Cristina D'Avena, che ha fatto cantare la piazza gremita coi suoi grandi successi. Ora si lavora al 2024, quando in centro, assicurano gli organizzatori, torneranno anche i carri.
Ecco, allora in attesa di vedere i carri del prossimo carnevale, noi ci fermiamo qui con il nostro telegiornale. Naturalmente subito dopo c'è la pagina sportiva, come sempre curata da Fabrizio Mattana, che si occuperà del campionato di promozione di calcio, e poi alle 13 TG7 Sport. La nostra informazione, come sempre, torna questa sera alle 18. Grazie, arrivederci.